Amici detectoristi, buongiorno, sono Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia. Da tantissimo tempo riceviamo un numero davvero corposo di richieste di informazioni circa la cosiddetta ricerca dell'oro con i metal detector. Quando parliamo di ricerca dell'oro, a volte ci possono essere degli equivoci. La maggior parte dei cercatori, infatti, con questa espressione intende la ricerca di anelli o piccoli gioielli fatti in oro. Ma da un po' di tempo sta crescendo sempre di più anche nel nostro paese, grazie spesso a tanti programmi televisivi molto popolari, l'attività di ricerca dell'oro naturale. Sì, piccole e piccolissime pepite d'oro vengono spesso trovate lungo alcuni fiumi, in special modo in Nord Italia, e quindi potete immaginare che possa essere interessante utilizzare dei metal detector specialistici per cercare il colpo di fortuna e magari portare a casa qualche piccola pepita. Oggi parleremo di ben 4 modelli della Garrett, progettati proprio per questo tipo di attività. Ne forniremo una descrizione generale, evidenziandone i punti di forza e indicando i loro migliori campi di applicazione. Parleremo infatti del Garrett AT Gold, del Garrett Gold Master 24K, del Garrett ATX e dell'ultimo nato in casa texana, il Garrett Axiom. A presentare questi metal detector e le loro fantastiche tecnologie saranno direttamente Steve Moore, direttore marketing e comunicazione, e Brent Weaver, ingegnere senior e direttore della divisione ricerca e sviluppo della Garrett USA. Su nostra richiesta, infatti, Steve e Brent hanno gentilmente realizzato, in esclusiva per noi di Detector Shop, un breve video illustrativo delle caratteristiche di questi 4 detector progettati per la ricerca dell'oro. Ma prima di ascoltare Steve e Brent, permettetemi di parlare di quelli che sono i requisiti fondamentali che un buon metal detector per la ricerca aurifera dovrebbe possedere. Tra i principali ve ne cito ora 2, che a mio parere sono assolutamente critici. Il primo è che deve possedere innanzitutto una notevolissima sensibilità ad oggetti davvero molto piccoli, addirittura sotto il grammo di peso. Il secondo è che deve essere in grado di poter lavorare in modo efficiente su terreni fortemente o estremamente mineralizzati, dato che la maggior parte delle pepite d'oro si trovano solitamente in presenza di sabbie nere, ricchissime di minerali ferrosi. Per avere il massimo delle performance con le minuscole pepite avremo quindi bisogno di una macchina un po' speciale. Se basata su tecnologia WLF dovrà operare ad una frequenza davvero elevata, perché come abbiamo già spiegato molte volte nei nostri video, all'aumentare della frequenza operativa aumenterà anche la sensibilità agli oggetti microscopici e poco conduttivi, come sono appunto le piccole pepite d'oro. Inoltre, questi strumenti, per riuscire a gestire terreni estremamente mineralizzati, dovranno essere dotati anche di un sistema di bilanciamento del terreno molto efficace ed aggressivo, in modo da poter rilevare le pepite anche nelle condizioni più difficili. In alternativa è possibile utilizzare detector basati sulla tecnologia Pulse Induction, che come abbiamo già illustrato in un precedente video, riescono a lavorare con altissime prestazioni anche nei terreni più estremi, ma che di contro avranno una minore capacità di discriminare gli oggetti ferrosi. Spesso poi i metal detector specialistici per la ricerca aurifera, soprattutto quelli WLF, sono dotati di piastre di piccole dimensioni, proprio per concentrare al massimo il campo elettromagnetico che, come una fitta rete da pesca, riusciranno più facilmente a catturare, ovvero a rilevare, le microscopiche pepite. Ma entriamo subito nel vivo e lasciamo che Steve e Brent ci parlino dei 4 modelli Garrett dedicati alla prospezione dell'oro. Since 1964, Garrett has manufactured the best-selling metal detectors in the world, all made in America, here in Texas. Our prospecting detectors have been used to find gold all over the world, including the famous Hand of Faith, the largest gold nugget ever found with a metal detector. Which Garrett prospecting detector is right for your gold hunting needs? Well, senior design engineer Brent Weaver and I will give you a basic overview of 4 current Garrett gold machines. Garrett's 2 current VLF gold detectors are the AT Gold and the Goldmaster 24K. The AT Gold is a versatile all-terrain detector running at 18 kilohertz. With a true all-metal mode, it is hot on gold nuggets, small jewelry, and even relics and coins. If you're wanting to chase after nuggets in a freshwater stream, the AT Gold is fully submersible to 10 feet. For the serious nugget hunter, Garrett's Goldmaster 24K offers an advanced ground balance system with ground tracking.
You can choose from either a two-tone beep audio mode or the standard VCO zip audio mode, where both audio pitch and volume rise as the signal strength increases. The GM24K is rainproof with a fully waterproof search coil. The GM24K operates on a high 48 kilohertz frequency, making it respond sharply to the tiniest of gold nuggets. This is just a very quick overview of these two Garrett VLF prospecting detectors. Of course, you can learn more on any of these detectors mentioned here by visiting Garrett.com. There you will find a full user's manual and a number of short training videos that offer tips and techniques for setting up your gold detector to be successful in the field. Now I'll ask Brent Weaver to step in and tell you about two of Garrett's most popular pulse induction detectors. The VLF detectors Steve just described are great detectors for prospecting, especially for small, fine gold in areas with light to moderate mineralization. But quite often, the majority of gold is found in highly mineralized ground, ground that is simply too hot for VLF detectors to properly function or perform. So for these tough but typical conditions, you need the more advanced capabilities and power of pulse induction, or PI technology, instead of VLF. PI detectors have numerous advantages, making them the preferred technology for the vast majority of prospectors around the world. One of the most important advantages of PI is its inherent ability to ignore highly mineralized ground, enabling the PI to maintain excellent depth and sensitivity in mineralized conditions where VLF detectors drastically lose performance. There are additional advantages that we'll discuss in a minute, some of which are found only on Garrett's PI detectors. But first, let's take a look at a few detectors. The first is Garrett's ATX, which stands for All Terrain Extreme. As you can see, this detector is rugged and tough, built to military specs, fully submersible to 3 meters, and quickly collapses down to just 20 inches or 50 centimeters. It provides great detection on all targets down to about a tenth of a gram size nugget, making it a great detector for both land and sea. But the vast majority of prospecting and hunting is done on dry land, and for that we have our latest and one of the most advanced PI detectors on the market. It's the Garrett Axiom, and it's quickly becoming the new go-to detector for prospectors around the world. The Axiom is technologically advanced in every way. It uses all carbon fiber stems and advanced materials and design, making it the lightest and most ergonomic PI detector in its class, allowing you to run this detector all day long without fatigue. And speaking of long days, the Axiom's internal lithium battery provides about 16 to 20 hours of operation on a single charge, about twice that of any other PI on the market. It's also fully collapsible and has a built-in transmitter for wireless headphones and is software upgradable. The Axiom also includes Garrett's exclusive double DFC search coil with focused core detection. So not only can you iron check a target with these double D coils, but the focused core design makes the Axiom's double D even hotter on small nuggets than a monocoil. But one of the most important advantages of the Axiom is its detection technology. It utilizes Garrett's exclusive ultrapulse technology, which means advanced multi-channel timings and analysis that delivers excellent depth and sensitivity from large targets all the way down to extremely small nuggets of 0.03 grams. That's less than half a grain of gold. This allows you to detect fine gold and jewelry previously missed by other pulse detectors. With its four timing options, including a salt mode for beach and salt beds, and its advanced ground balancing capabilities, including adjustable ground track, and Garrett's exclusive ground balance window that simultaneously cancels out hot rocks and hot ground, all the large selection of coils, all these contribute to the Axiom's ultimate performance and versatility, and has become the new benchmark for PI detectors. This has been just a quick run through of Garrett's prospecting detectors. And as Steve mentioned earlier, please visit Garrett.com to see plenty of short training videos and other information on each of these detectors. Thank you.
Fantastico, grazie di cuore a Steve Moore e Brent Weaver di Garrett USA insieme a Brian McKenzie che ha montato il video per le informazioni che avete condiviso con tutti noi. Speriamo di rivederci davvero prestissimo. Avete visto come la Garrett disponga in catalogo di un set di metal detector davvero fantastici per la ricerca dell'oro e non solo. Versatilità, potenza, robustezza e semplicità contraddistinguono tutti i modelli di cui abbiamo parlato oggi. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati su quando usciranno i nostri prossimi video. E non dimenticate di visitare il nostro sito web www.detectorshop.it dove troverete ulteriori informazioni sia sui modelli di cui abbiamo parlato oggi, ma anche su tantissimi altri detector e accessori del nostro fantastico catalogo. E per oggi è davvero tutto da Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia. Alla prossima!